Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutte e tutti, gli studenti che ci seguono, i professori, e ovviamente un caloroso benvenuto e un ringraziamento particolare al professor Alessandro Portelli che ha accettato molto gentilmente di essere nostro ospite per questo secondo incontro di oggi sui temi dell'educazione civica. L'incontro con il professor Portelli è il secondo del ciclo sugli Stati Uniti. Il primo Il primo è è stato stato quello quello con con Bruno Cartosio, con il professor Bruno Bruno Cartosio Cartosio che che abbiamo abbiamo avuto avuto lunedì, lunedì, che che avevamo avevamo intitolato intitolato in qualche usando usando un il titolo titolo di un di un film di film di Robert Robert Altman, Altman, America America Oggi. Oggi. Quindi, Quindi, insomma, insomma, come come dire, dire, parliamo parliamo dell'America dell'America per per tanti tanti motivi. motivi. Poi Anche il anche il professor professor Cartosio Cartosio ci ci aveva aveva detto, detto, che naturalmente chiederemo chiederemo anche anche al al professor professor Portelli. Portelli. Il Il professor professor Portelli Portelli ha ha insegnato insegnato letteratura letteratura angloamericana angloamericana all'Università all'Università La La Sapienza Sapienza di di Roma. Roma. Ha Ha fondato fondato e e presiede presiede il il Circolo Circolo Gianni Gianni Bosio Bosio per per la la conoscenza conoscenza e e la la presenza presenza critica critica delle delle culture culture popolari. popolari. Ha Ha pubblicato pubblicato molti molti libri libri di di letteratura letteratura e e studi studi americani, americani, cultura cultura popolare, popolare, storia storia orale. È orale. È un un grande grande conoscitore conoscitore della della musica musica americana. americana. È È un un grande grande fan fan di di Bruce Bruce Springsteen. Springsteen. Su Su questo questo poi poi magari magari alla alla fine fine ci ci divertiremo divertiremo anche anche un un po'. po'. Tra i Tra i suoi suoi libri libri più più importanti, importanti, insomma, insomma, diciamo, diciamo, anche anche gli gli ultimi ultimi che che ha ha pubblicato, pubblicato, sicuramente sicuramente un libro di storia assolutamente assolutamente fondamentale, fondamentale, secondo secondo me me l'ordine è l'ordine è già già stato stato eseguito eseguito sulla sulla strage strage delle delle Fosse Fosse Ardeatine, Ardeatine, la la città città d'acciaio, d'acciaio, termini termini 1821-2014, 1821-2014, Badlands, Badlands, l'America l'America di di Bruce Bruce Springsteen, Springsteen, Il Il lavoro lavoro e il e il sogno, sogno, e e il il libro libro che che dà dà il il titolo titolo anche anche all'incontro all'incontro di di oggi, oggi, il il professore professore ha ha scelto scelto come come titolo titolo Il Il ginocchio ginocchio sul sul collo, collo, quanto quanto valgono valgono le le vite vite dei dei neri. neri. Quindi Quindi il il suo suo ultimo ultimo libro, libro, credo credo professore professore che che sia sia l'ultimo, l'ultimo, poi poi ce ce lo lo dirà dirà meglio meglio lei, lei, Ginocchio Ginocchio sul sul collo, collo, l'America, l'America, il il razzismo, razzismo, la la violenza violenza tra tra presente, presente, storia storia e e immaginario. immaginario. Allora Allora io io la la faccio faccio molto molto breve breve in in maniera maniera da da lasciare lasciare la la mia mia introduzione, introduzione, in in maniera maniera da da lasciare lasciare tutto tutto il il tempo tempo al al professor professor Portelli Portelli e e poi poi naturalmente naturalmente alle alle vostre vostre domande. domande. Il Il contesto contesto nel nel quale quale abbiamo abbiamo inserito inserito gli gli incontri incontri di di America America Oggi Oggi del del professor professor Cartosio e Cartosio e del del professor professor Portelli Portelli è è quello quello dell'educazione dell'educazione civica. civica. E E siccome il siccome il professor professor Portelli Portelli ha ha scelto, scelto, abbiamo abbiamo insomma insomma concordato, concordato, ci ci sembrava sembrava interessante interessante parlare parlare dei dei movimenti movimenti politici politici e e per i per i diritti diritti civili civili che che si si sono sono affacciati affacciati sulla sulla scena scena politica politica americana americana in in questi questi ultimi ultimi anni. anni. Allora Allora la la questione è, questione è, insomma, insomma, la la democrazia democrazia può può vivere vivere senza senza dialettica dialettica politica, politica, o o i i movimenti, movimenti, come come dire, dire, con con tutta tutta la la loro loro complessità complessità e e a a volte volte anche anche con con la difficoltà, la difficoltà di di gestire gestire il il conflitto conflitto sociale, sociale, certo, certo, indubbiamente, indubbiamente, sono sono elemento elemento fondamentale fondamentale della della democrazia. democrazia. Allora, Allora, come come dire, dire, è è giusto giusto continuare continuare a a guardare guardare all'America, all'America, come, come, un un paese paese che che può, può, in in qualche qualche misura, misura, pur pur con con tutte tutte le le sue sue contraddizioni, contraddizioni, insegnarci insegnarci ancora ancora qualcosa qualcosa sulla sulla dialettica dialettica politica, politica, continuare a continuare a insegnarci insegnarci qualcosa? qualcosa? A A lei, lei, professore. professore. La ringrazio, grazie a tutti e a tutte quelli che sono presenti, che partecipano a questo evento, che mi affascina proprio perché la domanda di fondo è una domanda che non riguarda semplicemente gli Stati Uniti d'America, ma riguarda anche noi. Basta pensare a un dettaglio forse non trascurabile, ma i protagonisti del movimento Black Lives Matter, del movimento per i diritti civili, il movimento del Black Power e così via, sono Uniti d'America. In Italia, i discendenti, i figli degli immigrati, che nascono in Italia non sono cittadini. Quindi il conflitto che si svolge negli Stati Uniti è un conflitto nella cittadinanza, il conflitto che si svolge in posti come, che so, Rosarno in Calabria, o implicitamente ogni volta che vediamo un rider africano che consegna i pasti nelle nostre città, beh, quello è un conflitto per la cittadinanza. Questa è una differenza fondamentale perché significa che fin dall'inizio i movimenti afroamericani hanno rivendicato
essenzialmente una inclusione dentro un progetto di democrazia che da un lato li includeva e dall'altro li escludeva. Io non so se la prendo troppo a lungo, troppo da lontano, però il fatto che gli Stati Uniti si siano posti storicamente come un esempio, un modello di democrazia, nasce dal fatto che la rivoluzione americana è stata la prima rivoluzione democratica nei tempi moderni e una rivoluzione che è partita con una rivendicazione assoluta. Una frase che sappiamo a memoria, molti di noi non sanno a memoria neanche un articolo della Costituzione italiana, però sappiamo in tanti a memoria l'incipit della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Riteniamo che certe verità non abbiano bisogno di dimostrazioni, tutti gli uomini, noi oggi tradurremo tutti gli esseri umani, sono creati uguali con certi diritti inalienabili come la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Tutti gli esseri umani sono creati uguali con i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. L'estensore di queste indimenticabili parole era il secondo più importante proprietario di schiavi negli Stati Uniti, nelle colonie americane che si preparavano a liberarsi. Il più ricco e importante proprietario di schiavi era il generale George Washington, comandante delle forze di liberazione anticoloniali della rivoluzione americana. Allora, questa è una contraddizione. Questa è una contraddizione perché ce la potremmo spiegare dicendo erano degli ipocriti, parlavano di libertà e poi c'avevano gli schiavi, parlavano di libertà per sé e poi per dire facevano figli con le schiave che non potevano certo opporsi, come nel caso di Jefferson. Se la mettiamo così non c'è problema. In realtà almeno Thomas Jefferson era perfettamente consapevole che questo era un problema, che questo era un conflitto. E lui giunse a dire io tremo per il mio paese quando penso che Dio è giusto, e fu sempre sul punto di liberare gli schiavi, non ci riuscì mai, ma perché come conciliamo un'idea di democrazia, e gli Stati Uniti erano e sono stati a lungo la principale democrazia nel mondo, no? Come lo conciliamo col fatto che sono stati il penultimo paese ad abolire la schiavitù, l'ultimo è stato il Brasile, no? Che idea di democrazia c'era dentro? E poi ritornerei su quella formula: riteniamo che tutti gli uomini sono creati uguali, perché noi oggi traduciamo tutti gli esseri umani, ma lì c'è scritto uomini, e nel momento in cui il congresso repubblicano era riunito per scrivere l'indipendenza, una signora di nome Abigail Adams, che è la moglie di uno dei delegati che fu poi il secondo presidente degli Stati Uniti, scrive una lettera al marito dicendo: scusa, ma quando preparate le leggi del nostro paese, remember the ladies, ricordatevi le donne, anzi, attenzione, ricordatevi le signore. Cioè, questa democrazia che nasce è una democrazia di proprietari di schiavi, e una democrazia che non riconosce diritti civili, politici, neanche il diritto di proprietà alle donne. È anche interessante che la signora Abigail Adams, quando scrive appunto signore e non donne, perché? Perché comunque il diritto di voto e i diritti politici erano, e lo sono stati in Italia fino a Giolitti, fino all'inizio del Novecento, erano legati al censo, cioè avevano diritto di voto i proprietari e non la stragrande maggioranza della popolazione che non era proprietaria. E quindi nasce una democrazia che esclude neri, indiani, nativi, che naturalmente venivano sistematicamente fatti fuori, donne, lavoratori, eppure è una democrazia.
È una democrazia che rivendica fin dall'inizio dei principi fondamentali, appunto come il principio dell'uguaglianza, come il principio della libertà e come, questa idea straordinaria della ricerca della felicità. Ricordiamoci, c'è il diritto alla ricerca della felicità, non c'è diritto alla felicità, nessuno ti può garantire il diritto alla felicità, no? Quindi, dal primo momento in poi, allora, la battaglia democratica negli Stati Uniti si è combattuta per imporre al sistema di rispettare i suoi stessi valori dichiarati. Il punto fondamentale però qual è? È che non è che nel momento in cui tu affermi dei valori universali e poi non sei in grado di praticarli, perché non lo siamo tuttora, no? Hai una sola spiegazione. La spiegazione è che quando tu dici tutti gli uomini sono creati uguali, beh, ci sono delle persone che sono meno uomini di te. E quindi hai bisogno di una giustificazione per escludere da questi diritti umani degli esseri, una parte degli esseri umani. Perché escludiamo, abbiamo fino al 1946 in Italia abbiamo escluso le donne. Deboli perché le donne si emozionano, perché le donne restano incinte e quindi vanno licenziate, come tuttora succede nelle nostre aziende, no? Perché le donne sono un po' perché le donne non sono uomini. Lasciamo perdere i bambini, naturalmente, no? Pensate a come l'età del voto si va abbassando. Oggi parliamo di dare il voto ai sedicenni, no? Però questo vuol dire che fino a una certa età tu sei escluso. E naturalmente escludiamo i nativi perché sono selvaggi, escludiamo i neri perché poveretti, sui neri si creano due immagini. Da un lato, poveretti sono infantili, non sono hanno bisogno della nostra protezione, e dall'altra sono belve, sono bestie e dobbiamo tenerli sotto controllo. Quindi tu hai bisogno essenzialmente di razzismo, sessismo e classismo per poter giustificare l'esclusione della maggioranza dell'umanità da quelli che tu chiami diritti universali. Questo spiega anche una cosa, spiega perché il razzismo, sul quale mi concentrerò, ma vale per le altre forme di discriminazione, non è un residuo del passato che a mano che la civiltà va avanti, si andrà estinguendo, ma è una possibilità che viene richiamata in campo in ogni momento in cui sia necessario ritrovare degli elementi di esclusione da questi valori universali. Pensate a come è fatta la Costituzione degli Stati Uniti d'America. La Costituzione degli Stati Uniti d'America assegna la rappresentanza sulla base della popolazione, ma sulla base come viene calcolata la popolazione. La base di tutti i cittadini liberi più 3/5 di tutte le altre persone. Questo vuol dire che i neri, gli schiavi, erano contati come 3/5 di una persona. Quindi questa è la contraddizione fondamentale che ancora oggi viviamo, e cioè l'idea che noi siamo i portatori dei valori universali di libertà, i cosiddetti, che poi chiamiamo valori occidentali, però li rivendichiamo per l'intera umanità e non solo per l'Occidente. Siamo i portatori della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, eccetera, e però questi valori non sono vissuti quotidianamente, non sono vissuti ordinariamente dalla maggioranza del genere umano, o almeno da minoranze non trascurabili, per cui abbiamo bisogno di principi che spieghino questa esclusione. E quindi sessismo, classismo, razzismo sono funzionali alla democrazia. Una democrazia
si proclami universale, ma che funzioni solo per una parte dell'umanità, ha bisogno di una spiegazione che attribuisca a una parte degli esseri umani un valore, un tasso di umanità minore. E su questo parte la contraddizione profonda di tutte le democrazie. In primo luogo, naturalmente, della democrazia negli Stati Uniti, perché sono i primi, perché sono comunque i primi a proclamare questi valori di uguaglianza e di libertà. Non ci dimentichiamo, questo è una cosina che vado dicendo sempre, ma fino al 1914 in Europa esistevano solo due repubbliche, la Francia, la Svizzera e San Marino. Gli Stati Uniti erano, tutto il resto in Europa erano tutte monarchie e imperi. Nel 1914 gli Stati Uniti erano repubblica dal 1776. E questo significa anche un'altra cosa, che quello che gli Stati Uniti fecero in quel momento era una cosa eversiva che non aveva mai fatto nessuno: buttare giù un re, proclamare un governo senza un capo. No? Significa che avevano essi stessi paura di quello che avevano fatto, e quindi tutta una serie di meccanismi per, da un lato, proclamare la sovranità popolare, e la Costituzione comincia con le parole "noi, il popolo degli Stati Uniti", dall'altro per tenerla sotto controllo, per filtrarla, e di qui questo strano meccanismo del sistema elettorale degli Stati Uniti, di cui abbiamo sentito parlare in questi tempi, che è proprio un modo per evitare che sia direttamente il popolo a eleggere il presidente, che non è così. Allora, questo dà il segno di tutta la storia dei movimenti negli Stati Uniti, cioè che a differenza di gran parte dei movimenti sociali e politici in Europa, nel nostro paese, non ha come obiettivo quello di cambiare il sistema, di contrapporsi all'ideologia dominante, che è un'ideologia appunto di aristocrazia, di dominio, di feudalesimo, eccetera, ma di rivendicare che quella che è ufficialmente l'ideologia dominante venga praticata. E allora pensiamo al famoso discorso di Martin Luther King nel 1968, quando lui, c'è questa grande manifestazione a Washington, arrivano da tutta l'America, non solo afroamericani, arrivano i sindacati, arrivano i giovani dei movimenti per la pace, eccetera. Un'enorme manifestazione, e Martin Luther King prende la parola. Ed è il famoso discorso in cui lui pronuncia le celebri parole, ormai un po' consumate dall'uso, io ho un sogno. Questo discorso però non comincia con un sogno, comincia con una cosa molto concreta. Comincia dicendo: noi siamo qui riuniti per incassare una cambiale che ci è stata rilasciata dai padri fondatori di questo paese quando sono nati gli Stati Uniti d'America. Cioè, che cosa intende dire? Intende dire: gli Stati Uniti d'America sono nati proclamando l'uguaglianza, e beh, e dov'è? E quindi il movimento per i diritti civili si chiamerà così precisamente perché rivendica, in un paese che pratica ancora in gran parte, praticava, siamo negli anni 60, ancora in gran parte, una discriminazione per legge. Pensate che fino a pochi anni fa erano vietati in alcuni stati degli Stati Uniti i matrimoni fra bianchi e neri. In Virginia questo era vietato, fino agli anni 90 di questo secolo, insomma. Il movimento per i diritti civili rivendica i diritti che sono previsti dalla Costituzione, rivendica cioè che il paese viva all'altezza dei propri valori e dei propri ideali. Pensiamo da noi allo Ius Soli. Lo Ius Soli prevede invece che la definizione di cittadinanza venga cambiata, prevede un cambiamento nella logica del sistema. Ricordiamoci appunto che però questa idea che noi siamo una democrazia,
in cui c'è una componente sempre più numerosa di persone che vivono nel nostro territorio e non hanno i diritti democratici, non votano, per esempio, no? Beh, è una contraddizione che riproduce in parte quella da cui sono nati gli Stati Uniti, con cui sono nati gli Stati Uniti, ma senza, senza una dichiarazione, senza una estensione a priori dei diritti a queste persone che ne sono escluse. Quindi il movimento per i diritti civili nasce, e tutta la storia dei movimenti afroamericani è segnata da questo punto, cioè allargare le maglie del sistema in maniera da includere quelli che teoricamente ne fanno parte, ma ne sono esclusi. Questo è valso anche per il movimento operaio, è valso per i movimenti delle donne, no? Cioè quello di dire, benissimo, avete detto siamo tutti uguali, beh, quando è che si comincia, sostanzialmente. Il problema è che fino a che punto ce lo possiamo permettere? Cioè, fino a che punto il sistema può permettersi di praticare questi principi? E una parte non trascurabile dell'impatto di Black Lives Matter in questi ultimi anni è legata proprio a una difficoltà della democrazia americana di far valere per tutti i suoi cittadini le sue promesse. Quando Trump rivendica Make America Great Again, rifacciamo di nuovo grande l'America, o anche americani, come si dice anche da noi in qualche modo, no? Quello che lui sta dicendo è: ricostituiamo quelle condizioni che permettevano a una parte della popolazione di godere del benessere, della sicurezza economica, della mobilità sociale, e che erano rette sull'esclusione di altri. Cioè, quando lui dice rifacciamo l'America grande, significa torniamo agli anni 50. Torniamo agli anni 50, quando appunto i neri erano segregati, quando i gay non potevano dichiararsi ufficialmente, quando le donne stavano a casa, quindi, allora sì che l'America grande. Cioè, nel momento in cui il capitalismo sul piano globale non riesce più a garantire delle promesse di cui aveva su cui aveva costruito anche il consenso e l'ideologia, beh, allora a questo punto gli arnesi del razzismo, del sessismo, del classismo riprendono pienamente il vigore. Ed ecco allora che la violenza razziale negli Stati Uniti ridiventa un elemento decisivo del quadro politico contemporaneo. Non che sia una novità. Cioè, negli Stati Uniti tra il 1890 e la fine degli anni 30 sono stati linciati pubblicamente più di 4.000. Cioè, la violenza razziale è sempre esistita negli Stati Uniti. Quello che è venuto cambiando è il fatto che le vittime destinatarie di questa violenza hanno acquisito da un lato una più marcata consapevolezza dei propri diritti e dall'altro un minimo di rappresentanza politica, di organizzazione politica e sociale, per cui hanno gli strumenti per contestare questa violenza. E il movimento Black Lives Matter è un esempio di questo, come lo è stato prima appunto tutto il movimento di Martin Luther King, poi le Pantere Nere, poi Malcolm X e così via. Cioè è un movimento che non a caso è tra l'altro costituito da donne. Tre donne
che fondano Black Lives Matter, e mettendo quindi insieme proprio l'incrocio fra discriminazione, chiamiamola razziale, se, e discriminazione di genere. La, quindi, diciamo, tutto questo avviene in un paese che 8 anni prima aveva eletto afroamericano. Come lo spieghiamo? Da una parte, alla elezione di Barack Obama, una reazione violentissima, durissima da parte delle destre nazionaliste del partito, dello stesso americano che si è identificato sempre più con le sue frange più estreme. E quindi, diciamo, proprio l'elezione di un presidente che ha segnato una possibilità democratica straordinaria, in campo invece forze reazionarie che si pensavano sconfitte ma sono sempre lì. E l'aggravarsi della crisi, il fatto che questo paese, che l'Occidente non riesce più a mantenere le sue promesse, fa sì che diventi molto facile trovare dei capri espiatori, che sono gli immigrati, sia in Italia sia negli Stati Uniti, e che sono gli afroamericani, cioè che sono tutti quelli che prima erano esclusi, tutti quelli che stavano fuori e che adesso rivendicano di star dentro, e naturalmente stanno dentro, dando a chi già c'era prima la sensazione di perdere privilegio. Se avere la pelle bianca era un tempo un illusorio, ma non solo illusorio, privilegio, perché poi tutti gli indicatori sociali segnavano che reddito, istruzione, eccetera, erano molto legati al colore della pelle. Se prima era un privilegio, più cresce l'uguaglianza e più questo privilegio, si ha la sensazione che questo privilegio venga perduto. E chi ha sempre dato per scontato che il suo privilegio era naturale, improvvisamente scoprire che è messo in discussione, non gli viene neanche, non lo percepisce neanche come un passo di uguaglianza, ma come addirittura come una forma di oppressione. Cioè, se un afroamericano ha gli stessi diritti che ha un bianco, il bianco tende a percepire come se gli afroamericani lo stessero dominando. Pensate a quelli che parlano dell'Italia invasa dagli immigrati, invasa non come niente, sono una piccolissima minoranza, ma il solo fatto che ci siano terrorizza chi ha bisogno di sentirsi superiore e chi ha bisogno di vivere una esclusione per potersi costruire un'identità. In questo senso, il grande cambiamento che è avvenuto è un cambiamento per cui, insomma, scusatemi se cito il mio poeta preferito di questi giorni, Bruce Springsteen. Nella più famosa delle sue canzoni, The River, Bruce Springsteen dice: io sono nato qui nella valle, dove ti insegnano fin da quando sei nato che rifarai la vita che ha fatto tuo padre. La promessa che era stata fatta non era questa, era che ogni generazione sarebbe andata a stare meglio della precedente. Era quella di una mobilità sociale infinita, sempre aperta, e questa mobilità sociale è entrata in crisi ed è nei momenti di crisi che il consenso viene cercato, appunto, su terreni che sembravano obsoleti. Lo stesso paese che aveva eletto un presidente afroamericano elegge un presidente che esplicitamente fonda il proprio consenso sul conflitto di razza. Io continuo a usare questa parola razza perché gli Stati Uniti la usano, sappiamo che non ha alcun significato, alcun valore scientifico o reale, ma no? Sulla esclusione degli immigrati e sulla restaurazione, appunto,
delle gerarchie sociali ed etniche. Qui scatta il movimento Black Lives Matter. All'inizio di questo libretto che ho scritto, che è fatto di un po' di articoli, un po' di cose che ho che avevo scritto in passato o di cose nuove, cito una frase, un passo dal mio romanzo preferito, un romanzo che su cui mi sono praticamente formato da ragazzino e che ho insegnato infinite volte all'università, che è Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Nelle avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, a un certo punto c'è questa scena. Ricordiamoci, questo è un libro del 1885, però la storia che racconta è ambientata anche mezzo secolo prima. Allora c'è questa scena che il protagonista, Huck, che è un ragazzino bianco, marginale, proletario, insomma, trasgressivo, è fuggito lungo il fiume in compagnia di uno schiavo fuggiasco e per una serie di circostanze si trova invece solo e arriva a una fattoria. La signora della fattoria che gli fa: e come sei arrivato? E lui dice: sono venuto col battello sul fiume. E lei dice: ma il battello non l'ho visto passare. E lui dice: no, perché è saltato in aria 2 miglia più qua. È saltato in aria. E si è fatto male qualcuno? No, signora, è morto un negro. Nel Huckleberry Finn dice la parola che non si può pronunciare con la N. Cioè, Huckleberry Finn, Mark Twain denuncia il fatto che nel 1885, se moriva un nero, non si era fatto male nessuno. Cioè che le vite dei neri non contavano. E su questo, la ondata di linciaggi che dal 1890, ma fino agli anni 50, fino all'inizio del movimento per i diritti civili, il linciaggio è una specie di rito sociale, un'intera comunità coi bambini si impadronisce del corpo di un afroamericano, lo tortura, lo brucia, lo copre di catrame ardente, lo castra, lo impicca, e tutti che scattano fotografie, mandano cartoline, i bambini, eccetera. Ecco, questo avviene 4.000 volte negli Stati Uniti e continua ad avvenire negli anni 50 quando un ragazzo di nome Emmett Till in Mississippi, per accusato di non avere abbassato gli occhi quando incontrava una signora bianca, viene ammazzato, torturato, ammazzato, e i suoi assassini dichiarati vengono assolti. Finiranno in carcere 40 anni dopo, ma vengono assolti, perché ammazzare un nero non è reato. Non è reato. Questa cosa cambia a seconda dei rapporti di potere, e questa è alla fine la democrazia. Cioè, la democrazia non è un posto dove tutti abbiamo gli stessi interessi, è un posto dove lo scontro fra interessi diversi, fra l'interesse dei privilegiati a difendere il loro privilegio, per quanto miserabile e illusorio, e l'interesse degli esclusi a accedere ai diritti, beh, sono interessi che sono destinati a contrapporsi, a scontrarsi. La democrazia è quel sistema che permette che questi interessi si scontrino e confliggano, beh, senza spararsi addosso, senza ammazzarsi, attraverso delle procedure condivise e precostituite. Questa è la democrazia. No? La democrazia è il luogo di contrapposizione pacifica degli interessi, il luogo dove il conflitto sociale prende forme civili e appunto, meglio, democratiche. Questo negli Stati Uniti e anche da noi è andato e venuto, per cui la rivendicazione di diritti civili da parte della maggioranza afroamericana, ma delle donne, pensate. Voglio dire una digressione, perché uno pensa che la violenza è solo, in questo momento sono le vite dei neri che non contano, ma
al di là della quotidianità dei femminicidi nel nostro paese e non solo, ma negli Stati Uniti forme di terrorismo hanno colpito tutte le cliniche dove si praticava un diritto fondamentale delle donne, che è quello di scegliere se concludere o meno la propria gravidanza. Ci sono stati, cioè, degli medici, operatori sanitari assassinati perché collaboravano alla protezione, difesa e messa in atto di questo diritto fondamentale delle donne. Quindi, diciamo, il terrorismo negli Stati Uniti ha colpito precisamente tutti quei soggetti che, formalmente inclusi, sostanzialmente esclusi, rivendicavano l'accesso alla democrazia. Per questo lo slogan "le vite nere contano" è importante, perché ovviamente tutte le vite contano. Il problema è che quelle che sono a rischio in questo momento sono le vite dei neri, e quindi dire "le vite nere contano" non è una richiesta di privilegio o di, ma è una richiesta di uguaglianza. Cioè, è una rivendicazione profondamente democratica, e questo va anche in un'altra direzione, poi magari mi fermo, va anche in un'altra direzione. Un grande studioso costituzionalista italiano, Luigi Ferraioli, ha scritto un fondamentale articolo, libro sulla democrazia e i diritti, dicendo: dato che gli esseri umani hanno esperienze storiche e esperienze sociali diverse fra loro, il diritto non può essere identico per tutti, ma deve riconoscere le differenze. Quindi ci vuole un diritto specifico per le donne, precisamente perché le donne sono state storicamente esposte a forme specifiche di rifiuto della cittadinanza, e quindi ci vuole un diritto specifico. Allo stesso modo ci vuole un diritto specifico per gli afroamericani, ci vuole un diritto specifico per i migranti, no? Ecco, l'idea, cioè, che i valori universali non possono non articolarsi in principi specifici che riconoscano all'interno dell'uguaglianza le differenze. Questo per il discorso sulla differenza è un discorso che è stato fondamentale nel diritto delle donne, ma che già prima era presente nella storia degli afroamericani. E quindi, diciamo, la democrazia è il luogo che media, che elabora le procedure per riconoscere, per realizzare l'uguaglianza riconoscendo le differenze, per realizzare la parità riconoscendo, per realizzare la convivenza riconoscendo i conflitti. Black Lives Matter in questo senso è stato è un modello esemplare di rivendicazione di un valore universale in nome di una minoranza, precisamente perché a questa minoranza è stato negato l'accesso ai valori universali. Io chiuderei ricordando una esperienza del nostro paese, che è l'esperienza delle leggi razziste che l'Italia ha varato nel 1938. Oggi l'antisemitismo sembra dormiente, ma è dormiente come dormiente ogni forma di esclusione. È un arnese che è a disposizione nel momento in cui qualcuno pensi di averne bisogno. Bene, c'è un celebre titolo, naturalmente, di Primo Levi, "Se questo è un uomo", in cui lui dice: domandatevi, è un uomo quello che sta in queste condizioni, che è trattato in questo modo? Allo stesso modo, il più grande protagonista della lotta contro la schiavitù, Frederick Douglass, ex schiavo,
comincio dicendo, beh, io quando sono nato credevo di essere come un cavallo. Ci ho messo un po' di tempo per capire che ero un uomo. Cioè, chi è che può definire che cosa è un essere umano? Essenzialmente lo possono definire proprio quelli la cui umanità è stata messa in discussione, quelli che da questa umanità sono stati cacciati ed esclusi. Primo Levi crea quel corpus straordinario di narrazioni che va da sommersi e salvati, eccetera, precisamente perché è stato spinto ai confini dell'umanità. Frederick Douglass scrisse un celebre saggio intitolato I diritti del nero a essere considerato umano dal punto di vista dell'etnologia. Perché quando Frederick Douglass scriveva, alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, c'era tutta un'etnologia che diceva che i neri mica sono umani, sono una cosa intermedia fra le scimmie e gli umani. Ecco, quindi in questo senso Black Lives Matter, io mi scuso se non sono entrato poi nella cronaca George Floyd, questo perché in qualche modo ce l'abbiamo presente poi eventualmente, insomma, se ci sono richieste di chiarimenti, ma mi pare che sia importante che noi lo vediamo in una prospettiva storica di lungo periodo, in una prospettiva che riconosca questa tensione che c'è fra i valori universali della democrazia e la impossibilità finora storica di metterli in pratica. E quindi, in qualche modo, dei limiti del progetto democratico e della necessità di un ripensamento che permetta appunto realizzare l'unità, l'uguaglianza non solo fra quelli che sono dentro il cerchio magico, prima gli italiani, ma realizzarla fra gli esseri umani. Questo è il messaggio fondamentale, secondo me, di Black Lives Matter. Scusate, io mi allungo sempre un po' più del necessario, comunque spero che abbiamo tempo un po' di conversazione. No, direi che si è allungato affatto, professore, è stata estremamente interessante ascoltarla, fra l'altro, come dire, questa tensione fra eguaglianza e differenza all'interno della democrazia è venuta fuori in diversi dei nostri incontri, anche ieri con la dottoressa Gandus, quindi è estremamente interessante vederla da varie prospettive. Poi d'altronde, no, appunto, libertà, eguaglianza e solidarietà, se non vogliamo usare fratellanza perché, come dire, sembrerebbe escludere le donne, sono i valori da cui tutti coloro che credono nella democrazia, a cui tutti si richiamano, e anche gli stessi americani naturalmente, che erano imbevuti di illuminismo, no? Nostro comunque caro Thomas Jefferson, pur con tutte le contraddizioni di un essere umano naturalmente, piuttosto che Benjamin Franklin. Allora, io ho un paio di domande, poi naturalmente vedo se ne arriveranno altre, da parte di due studentesse di terza alfa, Gaia Bilardo e Silvia Berardi, e le domande sono queste. Allora, scrive Gaia: com'è possibile che anche una buona fetta di membri della comunità nera abbia votato Trump, nonostante egli fosse un chiaro suprematista bianco? Basti pensare al fatto che abbia ordinato di sparare sulle proteste di Black Lives Matter, ma abbia invece fatto trattare con ogni riguardo i suoi stessi sostenitori che hanno assaltato Capitol Hill. E poi Silvia, invece, siccome ho insistito sul fatto anche con loro che lei è un grande cultore, un grande amante, come abbiamo visto, della musica, e soprattutto della musica americana, Silvia allora chiede: la musica è stata un fattore che ha contribuito all'integrazione della comunità afroamericana in America? E se sì, in che modo? Cominciamo con poi, spero ne verranno altre. Beh, diciamo, i neri e Trump, in realtà, diciamo, circa il voto nero per Trump è stato al di sotto del 7-8%. Il 92% degli afroamericani ha votato Biden, e fra l'altro il fatto che gli afroamericani siano andati a votare in massa ha cambiato il quadro politico degli Stati Uniti, perché per esempio in Georgia per la prima volta la Georgia era uno stato
compattamente democratico quando i democratici erano il partito della segregazione razziale. Poi le cose sono cambiate, è diventato repubblicano con Reagan e da 40 anni era repubblicano. Per la prima volta è diventato, non è che è diventato, il 50,02% ha votato democratico, il 49,8% ha votato. Quella differenza di quel 4 per 1000, beh, sono il fatto che i neri hanno conquistato il diritto di voto, sono andati a votare, cosa che da quel punto erano esclusi. Quindi direi che il voto nero per Trump è quasi irrilevante, però poi ci torno. Però quello che ci fa capire meglio alcune contraddizioni è il voto delle donne. Cioè, se c'è un cafone sessista spaventoso, beh, questo è Donald Trump. Ricordiamoci da che parte del corpo ha detto di afferrare le donne. Eppure, il voto delle donne non è andato in maggioranza. Neanche a Hillary Clinton, quando era candidata una donna. E perché? E qui c'è un elemento che secondo me è importante. In una società moderna, nessuno di noi ha una sola identità, cioè nessuno di noi è solo nero o solo donna. Quando Trump rivendica, tanto per cominciare, appunto, molte donne sono bianche e si trovano a dover decidere, si trovano a un incrocio fra rivendicare i loro diritti in quanto donna o difendere i loro privilegi in quanto bianca. Molte donne sono operaie e Trump ha promesso, non ha mantenuto, di fare in modo che la classe operaia bianca recuperasse gran parte dei presunti privilegi che era andata perdendo. E quindi una donna bianca e operaia. Oppure, voglio dire, oppure c'hanno il marito disoccupato e Trump ha promesso che creerà lavoro. Beh, una politica che si regga esclusivamente sull'identità, non funziona precisamente perché le identità nella società moderna sono molteplici, no? Quindi, è anche comprensibile che, per dire, una componente anche di afroamericani che pensano che rifare l'America grande significherà che loro trovano lavoro, no? Magari ci hanno creduto, no? Ripeto, nel caso degli afroamericani è una minoranza quasi irrilevante, nel caso delle donne, ma nel caso dei Latinos, no? Allora, questo razzista di Trump ha avuto la maggioranza del voto dei cosiddetti Latinos in gran parte degli Stati Uniti. E come si spiega? Beh, a parte il fatto che quando loro parlano di Latinos, parlano di una comunità linguistica, ma poi ci sono i cubani che scappano dal comunismo a Cuba e ci sono gli honduregni che scappano dal fascismo sostenuto dagli Stati Uniti in America Centrale. Ci sono i messico-americani che vivono lì da 1600 e ci sono i portoricani che sono. Porto Rico è una colonia, i portoricani non votano, sono cittadini americani ma non votano. No? Ecco, ma c'è un altro elemento: in stragrande maggioranza i Latinos sono cattolici. La Chiesa cattolica ha sostenuto, non in maniera spalata, ma ha tendenzialmente favorito Trump perché Biden è favorevole al diritto delle donne all'aborto. Negli Stati Uniti ci sono stati dei vescovi americani che hanno detto che se uno votava per Biden andava all'inferno, però insomma questi sono eccessi, no? Ma davanti appunto al votare latino perché io sono figlio di immigrati, perché sono immigrato, e votare Trump perché è meno, perché promette una politica meno lontana dai miei valori cattolici, come la mettiamo?
senza dimenticare naturalmente che non è affatto detto che gli immigrati siano favorevoli a ulteriore immigrazione. Quindi una volta che no, anche i latinos che stanno negli Stati Uniti, che sono precari quasi tutti, beh, lo pensano pure loro che i nuovi immigrati gli porteranno via il lavoro. Non è del tutto vero, ma ragionano. Quindi, secondo me, il grande errore della politica di Hillary Trump è stato quello di puntare proprio sulla dimensione della politica delle identità. Le donne voteranno per me perché sono una donna. I neri voteranno per me perché sono un'amica dei neri ed era pure vero. Beh, non è andata esattamente così, no? O meglio, tra l'altro, è andata in un modo paradossale, perché in qualunque altro paese del mondo Clinton le elezioni le aveva vinte. È il sistema elettorale americano che ha fatto sì che per la quinta o sesta volta nella storia del paese sia stato eletto presidente uno che aveva preso meno voti, ma comunque lei lo sapeva che il gioco era questo. Quindi, diciamo, il fatto che una componente, che un 8% di afroamericani possa aver votato per Trump è legato al fatto che per un 8% dell'essere afroamericano contiene la preoccupazione per avere un posto di lavoro e per essere un operaio e anche per essere un patriota. Voglio dire. Le guerre americane in Afghanistan, in Iraq, le hanno condotte un generale nero di nome Colin Powell e una diplomatica afroamericana donna di nome Condoleezza Rice. Cioè, anche gli afroamericani non sono tutti uguali, no? Sono individui uno diverso dall'altro e quindi e anche individui complessi. Quindi credo che questo si spiega e questa è una domanda molto importante. No? No? Sulla musica, beh, sì e no. Da una parte, la musica non ha confini, no? E questo significa che un ragazzo bianco di Memphis, Tennessee, come Elvis Presley, è cresciuto sentendo la musica dei neri, ma che un altro ragazzo bianco di nome Robert Zimmerman, che poi si è chiamato Bob Dylan, è cresciuto sentendo le stazioni di radio dove suonavano il blues. Cioè, la musica degli afroamericani ha avuto un impatto fortissimo, sulla musica, su tutta la musica americana. Voglio dire, il jazz e il rock sono i principali contributi americani alla storia della musica e nascono tutti. Perché ricordiamoci, i grandi protagonisti della musica nera, Louis Armstrong. Beh, Louis Armstrong suonava la tromba. La tromba non è uno strumento africano, la tromba è uno strumento europeo. Archie Shepp suona il sassofono, che è uno strumento inventato in Francia nel Settecento. Cioè, la musica afroamericana a sua volta è stata una musica che si è impadronita degli strumenti, ma anche della tradizione della musica bianca. Tutto lo spiritual, per esempio, è la rilettura in termini di immaginazione afroamericana, in termini di sonorità afroamericana, ma è la rilettura di inni sacri che vengono da, voglio dire, gli schiavi mica erano cristiani quando sono arrivati in America. E quindi tutta questa storia è una storia di intrecci, in cui i neri, gli schiavi, si impadroniscono di elementi della cultura dominante e la trasformano. E poi questa cosa si ripercuote nella cultura generale del paese. Quindi questo sì. D'altra parte, integrazione fino a un certo punto. La E Street Band di Bruce Springsteen era forse l'unico gruppo di rilevanza nazionale in cui ci fossero bianchi e neri insieme. All'inizio, fino alla fine c'è stato,
sassofonista nero. Ma all'inizio c'era anche un pianista, David Sanchez, nero soul, che poi ha lasciato la band per andare perché suonava altra musica. L'idea però che alla fine non la pratica della musica, il mercato della musica sia in gran parte, se non segregato, ancora diviso, beh, questo è un dato. Per cui sì, la musica ha contribuito al riconoscimento reciproco, no? Accorgersi che, insomma, se Robert Johnson inventa una cosa come Crossroads, beh, Robert Johnson non è una scimmia, Robert Johnson è uno dei grandi poeti americani del XX secolo, anche se è un bracciante vagabondo nero del Missouri. Quindi ha contribuito al riconoscimento, non ha ancora portato fino in fondo la effettiva coesistenza. E quindi non è un caso appunto che la musica nera abbia avuto bisogno di figure come, per dire, Gershwin, George Gershwin o Benny Goodman negli anni 30, il jazz, cioè bianchi, musicisti bianchi, per diventare la musica condivisa, abbia avuto bisogno di Elvis Presley per arrivare fino a me, insomma, negli anni 50. E quindi questo è un processo ancora da compiere. Grazie professore, molto molto interessante tutto il discorso che lei ha fatto sulle identità e sulle identità multiple, assolutamente interessante, mentre invece ci sono appunto una serie di progetti politici che parlano sempre di identità singole e assolutamente poi monolitiche, sulle quali insomma dobbiamo esercitare la pratica del dubbio, sempre del sospetto, e altrettanto interessante tutto il discorso sulla musica, su cui non avevo neanche mai io riflettuto, su questa, come dire, se non segregazione, perlomeno ancora divisione, no? Anche se le jam session dei grandi gruppi jazz, insomma, intendo dire intorno a artisti come Miles Davis, poi giravano anche dei pianisti bianchi, piuttosto che altri musicisti bianchi, però il jazz è giusto che sia proprio il jazz. Mi verrebbe da dire, no? Che possa creare questo melting pot. Sono arrivate domande a raffica, professore, come dire, la metto in guardia perché adesso avrà molto da rispondere. Allora, Greta Lavinia Ballabio le chiede: professore, pensa che le elezioni di Joe Biden, affiancato da Kamala Harris, possano portare veramente ad un cambiamento? Oppure è stato semplicemente scelto come il meno peggio? Visto che ci sono molte controversie anche sulla sua integrità e sulle sue intenzioni. Questa è una. Poi abbiamo, dunque, Quinta Alfa, Sofia Sivaglieri le chiede: quanto negli USA ha influenzato il movimento di lotta per i diritti civili nella rappresentanza politica? Si può dire che in Italia l'assenza di un movimento di questo tipo, cioè quanto peso ha avuto nelle democrazie americane il movimento di lotta per i diritti civili? Si può dire che in Italia l'assenza di un movimento di questo tipo abbia determinato la quasi totale mancanza, di rappresentanza nera in Italia o una rappresentanza altamente osteggiata? Penso alla ex ministra Cecil Kyenge, che era stata ricoperta da innumerevoli insulti razzisti. Stefano Livi, sempre Quinta Alfa. Trump si è opposto all'abbattimento delle statue della Confederazione, sostenendo che sia un tentativo di cancellare l'eredità del Sud. In che modo la memoria del Sud influenza ancora gli stati, la memoria della Confederazione, scusi, influenza ancora gli stati del Sud? Questa invece è Andrea Fornari, Quinta Alfa. La presenza di statue rappresentanti anche importanti personalità in prima linea nella tratta degli schiavi, ad esempio, non può essere considerata un esempio presente, sempre sotto gli occhi, di tutto ciò che nella storia non si può cancellare e bisogna anche ricordare proprio per evitarla? Quindi, come dire, Andrea pone la questione giustamente se sia giusto o meno cancellare i segni della storia passata.
Adesso invece arriviamo in terza alfa, torniamo in terza alfa, Giovanni Luvisutti, lo sport e la musica, baseball and rock, campi dove i neri sono molto presenti negli Stati Uniti, aiutano la popolazione nera a sentirsi più integrata? Oppure, dato che si tratta di un'eccezione e quindi considerate solo per quelli di talento, fa sentire tutti gli altri ancora più discriminati? Infine, quarta alfa, Giulia Mantovani, scrive: ultimamente negli Stati Uniti si stanno registrando molte censure, famosa cancel, Culture Cancel. Un esempio è quella applicata sul film Via col Vento. Secondo lei questo può essere considerato un buon modo per combattere il razzismo oppure potrebbe essere addirittura controproducente? Adesso a lei ha un bel compito, bel compito. Beh, per fortuna, perché vuol dire che le persone che hanno posto queste questioni sono attente a quello che succede nel mondo. Mi pare che solo dei buoni cittadini democratici, delle buone cittadine democratiche possano discutere in questi termini. Allora, Biden-Harris. Se io fossi stato negli Stati Uniti, sarei andato a votare Biden come il meno peggio. E l'avrei fatto. Peraltro, anche in Italia tendo a votare per il meno peggio da almeno 40 anni. Quello che sta succedendo è che in questo momento Biden ci sta un pochino sorprendendo. Perché ci sta sorprendendo su un terreno che è stato completamente escluso dalla gran parte delle cose di cui i media da noi hanno parlato rispetto agli Stati Uniti e che invece è cruciale, che è quello dei diritti dei lavoratori. Cioè Biden, non so se voi sapete che dall'Alabama, cioè da quello che è teoricamente il più razzista e retrogrado degli stati d'America, è partito il primo grande sciopero contro Amazon. E questo grande sciopero contro Amazon si è diffuso in tutto il mondo. C'è in questo momento in corso uno sciopero globale per i diritti dei lavoratori di Amazon, i quali tra questi diritti c'è quello di non farsi la pipì addosso, tanto per dirne uno, no? Per i diritti dei lavoratori di Amazon, che parte dall'Alabama e per la prima volta da almeno 40 anni, ma forse da 50 anni, un presidente degli Stati Uniti si è espresso in maniera mediata a favore dei lavoratori in lotta. È la prima volta da 50 anni, perché da almeno 50 anni, ma da tutta la storia del dopoguerra è una storia, da un lato, di importanti mobilitazioni dei lavoratori, ma dall'altro di costante erosione e aggressione ai diritti del lavoro. Tenete presente, da noi siamo riusciti ad abolire l'articolo 18 della questione di Ustega. Negli Stati Uniti non se ne parla proprio. Quindi tu sei licenziabile ad nutum, perché il padrone ha deciso che non ti vuole più e ti caccia. E negli Stati Uniti solo il 10% dei lavoratori sono sindacato, ma non perché il 90% se ne frega, bensì perché è difficilissimo negli Stati Uniti iscriversi al sindacato. Cioè le procedure di iscrizione al sindacato sono rese talmente burocratiche, cioè non è che tu puoi andare alla Camera del Lavoro, firmi un pezzo di carta e fai la delega, no, c'è bisogno di una serie di procedure, di votazioni, di elezioni, in cui, tra l'altro, che si possono fare tra l'altro soltanto sul posto di lavoro e quindi sotto il controllo del datore di lavoro. E quindi tutti, per cui, una cosa che Barack Obama aveva promesso e non ha mantenuto era una legge per proteggere, per rendere meno difficile e ricattabile l'adesione dei lavoratori al sindacato. Bene, Biden, questa è la prima cosa che ha detto. Mi pare assolutamente fondamentale. Quindi, per il momento Biden sta facendo meglio di quello che io mi immaginavo. Poi vedremo. Voglio dire, si scontra con ostacoli pazzeschi, nel senso che questa
ristoro generale che i 1.900 miliardi di dollari che sta mettendo nell'economia prevedeva anche di aumentare il salario minimo. Il salario minimo negli Stati Uniti è di 7,5 dollari l'ora, non basterebbe a vivere nemmeno in Italia. Prevedeva di portarlo a 15 dollari. Questa cosa è stata bloccata in Senato. Quindi gli ostacoli, però fatto è, perché secondo me è importante? Perché in parte concretamente e in parte sul piano dell'immaginario, beh, è nel mondo dei lavoratori che si è creata questa spezzatura tra le promesse del sistema e l'esperienza vissuta. Appunto, la canzone di Bruce Springsteen parla di un operaio edile, no? Ecco, in un paese dove la polarizzazione della ricchezza ha raggiunto degli estremi inimmaginabili pure da noi, dove insomma, tra un operaio della Fiat e l'amministratore delegato c'erano 600, l'amministratore delegato guadagnava 600 volte di più. Beh, negli Stati Uniti questo è poco, guadagnano 2.000, 3.000 volte di più, in cui la ricchezza è così fortemente concentrata, in cui il sistema sanitario ti punisce un posto di lavoro garantito. Beh, la rabbia, la disperazione, l'illusione di gente che si vede scivolare, non perché arrivano i neri, ma perché perde il lavoro, perché perde l'assistenza sanitaria, no? Beh, sono una delle cose che hanno portato un sacco di gente a votare Trump. Beh, se tu vuoi recuperare questa gente, tu non devi fare discorsi astratti, tu gli devi rimettere i soldi in tasca, gli devi restituire i diritti, gli devi dare la sensazione che con Biden saranno forse un pochino meno glorificati sul piano razziale, ma un pochino più sostenuti sul piano delle necessità di vita. Quindi Biden, qualche speranza in più di quella che io avrei riposto all'inizio. Oh, sulla rappresentanza la rivendicazione principale del movimento per i diritti civili era il diritto di voto. In questo momento ci sono all'esame delle legislazioni degli stati, dei parlamentari statali, 263 proposte di modificare le procedure di voto in modo da renderle più difficili. Cioè, quello degli stati c'è una maggioranza di una prevalenza di maggioranza repubblicana. I repubblicani sanno benissimo di non essere più il partito di maggioranza, e quindi quello che stanno cercando di fare è di escludere sempre più gente dal diritto di voto. Negli Stati Uniti, insomma, ci sono posti negli Stati Uniti dove tu puoi essere condannato al carcere per essere passato col rosso, a parte che ti sparano e ti ammazzano, ma può essere, e se sei condannato al carcere per essere passato col rosso, perdi il diritto di voto. Il diritto di voto negli Stati Uniti è soggetto a una quantità incredibile di restrizioni a livello locale, eccetera. Quindi il movimento per i diritti civili ha avuto un impatto generale, non solo nel fatto che sono esteso il diritto di voto agli afroamericani, ma che lo ha esteso in generale. E di nuovo, una delle cose che Biden sta facendo è una cosa che a noi può sembrare banale, ma è: ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali e la burocrazia è pazzesca per farlo. Biden sta dicendo ogni volta che uno ha un incontro di qualche misura, di qualche natura, con una istituzione del governo, viene automaticamente iscritto alle liste elettorali. Noi e tutto il resto del mondo, e tutto il resto dell'Occidente, tu sei iscritto alle liste elettorali solo perché sei cittadino, punto. No? Non è che noi ci dobbiamo andare, dobbiamo chiedere il diritto di votare. No? Ci arriva la tessera elettorale e ci arriva a casa. Ecco, negli Stati Uniti questo non è così. Biden sta facendo dei passi importanti in questa direzione. Cioè, mentre i parlamenti statali repubblicani stanno
inventandosi modi più strani perché la gente non vada a votare, Biden sta invece mettendo fondamentali della democrazia americana le restrizioni al diritto di voto. Quindi anche su questo Biden sta facendo delle cose buone. In Italia, naturalmente, il problema qual è che gli immigrati non votano, non mandano rappresentanti in Parlamento. Mi pare di capire che il nuovo segretario del Partito Democratico, Letta, ha riposto la questione dello Ius Soli. Beh, a me pare un dato di cittadinanza elementare. A me più volte è capitato di scrivere era meglio l'Alabama, perché in Alabama, se nasci in Alabama sei cittadino, se nasci a Milano, se nasci a Roma, no, dipende se era cittadino tuo nonno, tuo bisnonno. Pensate che votano nelle nostre elezioni persone che in Argentina, negli Stati Uniti, solo perché il loro trisnonno era italiano. Cioè, da noi vale il sangue, questa cosa terribile, cioè la razza. No? E negli Stati Uniti no. Negli Stati Uniti vale il suolo, negli Stati Uniti c'è lo Ius Soli. Non a caso Trump di abolire lo Ius Soli, non a caso l'aveva proposto. Quindi, diciamo, la rappresentanza in Italia, il fatto che in Italia tutti quelli che vivono in Italia siano rappresentati, dipende appunto dalla estensione del diritto di cittadinanza. Questa storia delle statue. Allora, intanto io vorrei dire, in questi giorni è stata varata dal Consiglio regionale del Veneto e da quello del Friuli, una norma che vieta di assegnare contributi pubblici a quegli istituti storici che si permettano di dire che le persone uccise nelle foibe non erano 100.000, ma quasi. È una legge dello Stato italiano, è una legge di un paio di regioni dello Stato italiano. La Università di Harvard ha rifiutato di confermare il contratto a Cornel West, uno dei più grandi filosofi americani, autore di 10.000 libri, un personaggio enorme. Perché? Perché le sue posizioni politiche, tanto perché è nero e perché le sue posizioni politiche filo-palestinesi devono essere cancellate. Chiunque sia filo-palestinese negli Stati Uniti d'America rischia il posto di lavoro. Donald Trump aveva istituito una commissione che aveva il compito di imporre contenuti patriottici all'insegnamento della storia nelle scuole. Allora, quando noi ci preoccupiamo del fatto che qualcuno dica che Via col vento è un film razzista, cosa peraltro vera, e poi magari ritorno, e non ci accorgiamo che non sono frange intellettuali, ma poteri ufficiali dello Stato, che un tipo di narrazione storica in Italia sulle foibe, in America sulla schiavitù, e cancellano chiunque si permetta di dire che quello che ci hanno raccontato sulle foibe finora è falso. Cancellano non nel senso che non lo invitano a tenere una conferenza, no, gli levano i soldi con cui fa la ricerca. Ecco, negli Stati Uniti ha potuto istituire una commissione che dettasse il contenuto patriottico. E noi ci preoccupiamo che una statua di un razzista assassino come Robert E. Lee venga buttata giù. Questa storia della cancel culture è una trappola ideologica in cui ci stanno tirando dentro. Il che non significa che non ci siano dei cretini che dicono che adesso questa cosa idiota che dice che la poetessa nera Amanda Gorman può essere tradotta solo da una poetessa nera. No? Cioè,
Questa è una stupidaggine assoluta. Quindi ci sono delle stupidaggini nel politically correct. Ci sono e non si discute, no? Però dobbiamo per favore distinguere fra le stupidaggini e il senso profondo. Ma voi vi immaginate essere discendenti di schiavi e tutti i giorni, quando andate a scuola, avere davanti un monumento che glorifica quello che ha combattuto con le armi in pugno perché tuo nonno rimanesse schiavo? Pensate a questo. Perché le statue, sì, dice, è interessante l'osservazione, possono anche essere un monito, no? Guardate che questo, beh, allora però vanno ridisegnate. Cioè, non va più fatta la statua dicendo che grande uomo che era Robert E. Lee, che grande uomo che era Mussolini. C'è un obelisco che rende omaggio a Mussolini davanti allo stadio olimpico, tutte le volte che vado alla partita mi viene un attacco di bile. Ma che chi vede quel monumento riceva un messaggio che dica: questo qui è uno che ha fatto delle cose terribili e non si devono fare più. No? Però non è questo quello che sta accadendo. No? In alcuni casi in Italia sta succedendo. Per esempio a Bolzano c'è tutta una serie di straordinari monumenti imperialistico-fascisti che proclamano la conquista italiana del Sud Tirolo. Beh, siccome sono troppo grossi per buttarli giù, l'amministrazione locale di Bolzano, le persone intelligenti che vivono a Bolzano, li hanno mantenuti, ma li hanno mantenuti in maniera che adesso, se tu passi davanti all'Arco della Vittoria che glorificava il trionfo fascista, adesso ti arriva un altro messaggio. Ti arriva un altro messaggio. E questo secondo me è una possibilità. Ci sono dei monumenti che non puoi buttare giù. Ora, l'obelisco al Duce, secondo me, si può buttare giù, ma il Foro Italico, che è peraltro anche molto bello, dove ogni volta che io vado allo stadio passo per 200 metri in cui ci sono delle stele che glorificano il fascismo, se proprio non le vogliamo cancellare, ma dall'altro lato ce lo vogliamo scrivere la verità. Vogliamo fare in modo che qualcuno, no? Ecco. Quindi in questo senso è una tensione, per cui siamo attenti alle stupidaggini, però riconosciamo anche che il giorno in cui prendiamo il caso di Via Col Vento. Via Col Vento è un film clamorosamente razzista, in cui da un lato i neri sono considerati come appunto bambinoni che hanno bisogno di Rosella O'Hara, che non, tra l'altro per non morire di fame, oppure come bestie, come stupratori e bestie. Cioè Via Col Vento è il film che glorifica la nascita del Ku Klux Klan. Il Ku Klux Klan è quello che ha fatto la maggior parte dei 4.000 linciaggi di cui parlavo prima. Allora, che vogliamo fare? E ricordiamoci che nessuno ha proposto di bruciare le copie di Via Col Vento, di cancellare Via Col Vento. È stato solo proposto, tra l'altro, da una stazione, da una rete privata, che quindi può fare quello che gli pare. Per esempio, mi domando quanti film antirazzisti questa rete privata non abbia trasmesso. Cioè, come si spiega che la Radio Televisione Italiana non ha mai trasmesso il film di John Dante, La Seconda Guerra Civile Americana? Come lo spieghiamo? No, ha trasmesso, punto. No? Eppure quello è un fondamentale film antirazzista. La nostra televisione ha trasmesso più volte Via Col Vento e non ha mai trasmesso la Seconda Guerra Civile Americana di John Dante, che è di estrema attualità. Allora, intanto siamo proprio sicuri che tutto quello che c'è in giro sia accessibile. In secondo luogo, Via Col Vento non lo trasmette questi, è perfettamente padrone di trasmetterlo qualcun altro. Cioè, non è vietato trasmettere Via Col Vento.
quello che è vietato negli Stati Uniti è, per esempio, dire no all'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Quello non si può dire, nel senso che perdi il lavoro. Chiaro? Quindi la cancel culture è una, questa idea della cancel culture è una trappola ideologica in cui cadiamo a causa di stupidaggini fatte da gente che interpreta il politically correct in maniera idiota e pedissequa, ma anche dell'ipocrisia di quelli di chi non si accorge della violenza di Stato nei confronti delle culture di opposizione e si scandalizza. Dico questa e poi mi zitto. Allora, parlavamo di Martin Luther King, uno dei grandi uomini, premio Nobel, eccetera, eccetera. Martin Luther King viene ucciso a Memphis nel 1968. Nel 1970 il comune di Memphis decide di erigere un monumento ed erige un monumento nel centro della città a Edwin Forrest, Edwin Bedford Forrest. Non a Martin Luther King, ma a Edwin Bedford. Chi è Bedford Forrest? Il fondatore del Ku Klux Klan, generale dell'esercito sudista, massacratore di prigionieri e mercante di schiavi. 2 anni dopo l'assassinio di Martin Luther King viene eretta quella statua. E qui ricordiamoci, quasi tutte le statue agli eroi della Confederazione non sono state erette ai tempi della Confederazione, sono ogni volta per ribadire i valori della Confederazione, cioè la schiavitù e la segregazione razziale. Quindi ammazzano Martin Luther King e la città dove lui viene ammazzato fa un monumento al fondatore del movimento razzista americano. Non contenti di questo, 20 anni dopo fanno un'altra statua alta 3 metri a cavallo al fondatore del movimento razzista americano Ku Klux Klan. Ce la vogliamo tenere questa statua? È un monito? Ma se volevamo fare un monito contro il razzismo, era questo? Non è un monito. È un monito a quelli che... È un monito a quegli spazzini e operatori sanitari afroamericani che erano in sciopero quando Martin Luther King andò lì a sostenere la loro lotta e fu ammazzato. È un monito a loro e dire guardate che qui ancora... questa domanda se i valori del Sud ancora... Uno dei film che a me piacciono di più, che è piaciuto tanto a tutti, eccetera, Forrest Gump. Avete presente Forrest Gump? E perché si chiama Forrest? Beh, si chiama Forrest in onore del fondatore del Ku Klux Klan. Ecco, questo è il tipo di memoria con cui tu ti confronti. Se sei parte di quella che è la componente fondamentale, quella che ha tenuto in piedi il Sud per secoli. Per cui, diciamo, attenzione agli eccessi, no? Attenzione agli eccessi. Però attenzione anche a chi è che veramente le cancella le cose. Perché quando il gruppo delle Dixie Chicks, che era un gruppo di, si chiama Dixie, di ragazzette meridionali che suonavano musica country, cioè proprio, si permise di dire che loro si vergognavano di essere del Texas, perché dal Texas veniva il presidente Bush che stava facendo la guerra in Iraq e Afghanistan. Beh, i loro dischi sono stati bruciati in piazza. Tutte le stazioni radio degli Stati Uniti hanno smesso di suonare la loro musica. Ma io non ho visto nessuno dire questa è cancel culture. Hanno provato a cancellarle letteralmente. Se io dico adesso
prima di sentire via, di trasmettere Via col Vento, vi dico in 3 minuti, state attenti a queste cose, e buttare giù una statua di un mercante di schiavi, non significa, non, perché non è che noi ce ne scorderemo. Se buttassero giù il monumento a Mussolini davanti allo Stadio Olimpico, pensate che noi ci dimenticheremo che è esistito Mussolini? Pensate che non lo sapremmo? Ma ci abbiamo fior di università, di archivi, di e pensate a un'altra cosa ancora. Poi mi calmo, che questa, come vedete, è una cosa che... Ma quando in tutta l'Europa dell'Est sono state distrutte migliaia e migliaia di statue di Karl Marx e di Lenin e di Stalin, ma qualcuno ha detto che quella era cancel culture? Io mi considero marxista. Penso che hanno fatto bene. Hanno fatto bene. No? Anche perché, tanto, di quello che Karl Marx ha veramente significato, non è che ho bisogno di una statua al centro di una città in Russia per ricordarmene. Ma i suoi libri. Ma nessuno si è scandalizzato della cancel culture anticomunista nell'Europa orientale. Il che significa che tutto questo tema della cancel culture è veramente strumentale e ipocrita. Io non ho visto, per esempio, sul giornale che leggo, continuamente ci sono in questi giorni articoli sulla cancel culture, ma un trafiletto sul licenziamento di Cornel West non l'ho visto. Non l'ho visto. Quindi stiamoci attenti, non ci caschiamo in questa trappola. Diciamo che se a tradurre Amanda Gorman è quello che vedremo, lo misureremo sulla qualità della traduzione, non sul colore della pelle di chi l'ha tradotto. E quindi non a quelle stupidaggini, ma per favore, io voglio andare a vedere la partita senza dovermi subire ogni volta 200 metri di propaganda fascista. Perché poi tutti si domandano, ma com'è che nelle curve c'è tanto fascismo? Per esempio le curve della mia squadra. I tifosi della mia squadra, ogni volta che vanno allo stadio, se rifanno una lezione di propaganda fascista, e poi ci domandiamo com'è che sono fascisti quando... Mi sembra... Quindi forse, insomma, in qualche modo lì va a intervenire. Sullo sport. Sullo sport... lo sport è come la musica, cioè da una parte è un terreno su cui i neri hanno avuto modo di emergere, entro certi limiti, perché per esempio i bianchi, i neri, non hanno potuto giocare a baseball, nelle squadre di baseball fino agli anni 50, cioè Jack Robinson, il più grande giocatore di baseball della storia degli Stati Uniti, era afroamericano ed è stato il primo. Non ci dimentichiamo che in Italia fino agli anni 60 vigeva una regola per cui c'era un accordo tra le società di non ingaggiare giocatori neri. Era anche nel calcio italiano. Nenè e Gagliardo del Cagliari sono stati i primi, i protagonisti. Quindi, diciamo, la barriera c'è stata. È stata superata perché, essendo uno dei pochi terreni in cui possono emergere, hanno avuto una lunga storia. E fra l'altro le vittorie dei neri, quando Joe Louis, grande pugile nero negli anni 30, ha steso al tappeto Max Baer, eroe hitleriano, o quando Jesse Owens nel 1936, sotto gli occhi di Hitler, ha vinto 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi a Berlino. Quelli sono stati momenti importanti. Quando Joe Louis vinse il titolo di campione mondiale, i neri scesero nelle piazze a festeggiare, come noi dopo 4-3 Italia-Germania. Fu un evento fondamentale. Il punto è che capire se questa cosa è canalizzata verso terreni possibili, verso la musica, verso lo sport, e non funziona così nelle carriere, nelle aziende, nella rappresentanza in politica, eccetera. Cioè, se quelli diventano un po' dei piccoli ghetti, no? questo gesto straordinario di Joe Kaepernick è seguito da tantissimi altri,
di inginocchiarsi quando si suona l'inno nazionale. Beh, è stato un gesto straordinario, perché questi privilegiati, ovviamente, perché i giocatori di football guadagnano più dei nostri giocatori di calcio, guardate, è incredibile. Questi privilegiati hanno detto: grazie alla posizione di privilegio e di visibilità in cui siamo, noi diciamo, qui c'è qualche cosa, in questo paese c'è qualche cosa che non funziona. Noi diciamo Black Lives Matter, cioè sono usciti dal ghetto e hanno mandato un messaggio che va al di fuori dello sport. Quindi sì, è importantissimo, è stato importante anche lì per, diciamo, nel caso dello sport, diciamo, in qualche misura il riconoscimento della umanità dei neri è passato però attraverso il fatto che era un'umanità che passava attraverso il e noi e parte del pregiudizio è stato quello di ridurre i neri a puro corpo, a pura fisicità, quando questa stupidaggine che dice i neri il ritmo ce l'hanno nel sangue, manco per niente, ho conosciuto dei neri più stonati di me, no? Ecco, quindi nello sport sì, vabbè, certo che prevalgono nel pugilato o nel football, che lì ci vuole la forza fisica, ma nella scherma, no? Nel nuoto, no? Cioè, anche all'interno dello sport ci sono dei settori in cui tu non li vedi. Quindi sì, diciamo, poi il segno di tutto questo ragionamento: ci sono stati dei passi avanti e continuano ad esserci dei passi avanti in tanti campi, nella politica, nello sport, nella musica, in letteratura. Toni Morrison, che vince il premio Nobel, no? E tutti gli intellettuali a dire: beh, l'ha vinto perché è donna e nera, non avrò mai letto i suoi libri, perché gli intellettuali italiani i libri delle scrittrici nere non li leggono, no? Ci sono stati dei passi avanti, ma non sono mai definitivi. C'è sempre la possibilità di tornare indietro. Mi ricordo un operaio anarchico delle acciaierie di Terni: questi si possono sempre ripigliare tutto. E il razzismo e il sessismo, degli strumenti che sono sempre a portata di mano e che non si erodono perché la civiltà va avanti, si erodono perché i rapporti di potere cambiano. E perché diventano impraticabili. Per cui, allora, anche dire: noi vorremmo che le nostre città, che i nomi delle strade delle nostre città, che il paesaggio urbano attraverso cui non ci offendesse, mi pare un passo avanti per la coesistenza democratica, che c'è in questo momento, per esempio, a Roma, una commissione che io trovo straordinariamente interessante, che sta facendo il censimento dei nomi delle strade, accorgendosi che il numero di strade intitolate a donne a Roma è irrisorio. Poi stanno facendo il censimento, scoprendo, per esempio, che a Roma c'è una piazza intitolata a Giovanni II. Giovanni II, gloria del generale dell'aeronautica italiana, gloria dell'aeronautica. Giovanni II è quello che ha teorizzato i bombardamenti, e noi gli intitoliamo una piazza. Tra l'altro, noi paese che i bombardamenti a tappeto se li ha subiti, perché i primi a imparare la lezione di due sono stati gli inglesi, che l'hanno da dove? In Afghanistan nel 21, e poi gli americani, e poi gli inglesi in Italia. Ne so qualcosa, sono cresciuto a Terni, distrutta. No? Quindi noi intitoliamo delle... Boh, per fortuna Giovanni II è un perfetto sconosciuto, ma se io devo passare per via Almirante, cosa che per ora a Roma non si fa, cioè una via intitolata al direttore della rivista La Difesa della Razza. Beh, per favore. Quindi non è che io voglio che in questo modo cancellerò Giorgio Almirante dalla storia d'Italia, perché sta in tutti i libri di storia, ne parlano tutti.
perché in tutti gli archivi, perché i suoi seguaci hanno ancora diritto di parola. Quindi mi limiterò a dire: non è questo il modello a cui voglio che si ispiri la mia democrazia. Questo è. Quindi tutto questo è, diciamo, stiamo spingendo, la democrazia sta spingendo, però è continuamente a rischio. E per fortuna mi pare di capire da questa conversazione che ha dei buoni anticorpi e delle buone difese, soprattutto nelle scuole e nelle scuole pubbliche. Professor Portelli, noi abuseremo ancora un po' della sua pazienza, perché lei ha, come dire, ha stimolato moltissimo l'educazione civica dei nostri studenti, sto scherzando naturalmente, la loro voglia, insomma, di porre domande e di avere risposte, e quindi ne abbiamo ancora alcune che io le faccio con molto piacere. Allora, Amanda Pasculli scrive: è possibile che in Italia o in Europa il sistema per ottenere la cittadinanza cambi e si riproponga però a questo punto lo stesso razzismo che c'è oggi in America? Questa è una domanda. Adesso ne ho altre. Ne ho altre. Allora, Matteo Londoni di Terza D, linguistico, scrive: come mai negli Stati Uniti, anche dopo la morte di George Floyd, la polizia continua a uccidere come prima? Come mai non se ne parla più? Non dovrebbero intervenire seriamente delle istituzioni internazionali? Giovanni Terrasi, sempre di Terza di Linguistico, le chiede: lei pensa che le nuove generazioni possano definitivamente eliminare le discriminazioni verso le persone di colore? Poi, terza abbiamo finito. Un attimo che ho tutte le mie chat. Allora, poi invece c'è Alessandro di Quarta Alfa, Papini, che dice, la prima forse riguarda ancora la questione delle statue, magari il professore ha già risposto, no? L'altra invece dice: si può dire che i latinos e gli afroamericani che hanno votato Trump hanno anteposto la necessità di un lavoro a quella della parità di diritti? Giulia torna sulla questione della Culture Council, ma però la prende in un altro modo e dice: pochi mesi fa Netflix ha creato una nuova serie, Bridgerton, che forse lei non avrà visto perché non era, diciamo, di grande pregio, però la cosa che faceva un po' impressione in questa serie era il fatto che trattasse di una storia, di una famiglia, naturalmente, nell'Inghilterra del 1813, però udite udite, per il politicamente corretto, nella serie la regina d'Inghilterra è nera e sono presenti anche altri attori neri che fanno parte dell'alta borghesia e aristocrazia londinese. Infatti anch'io quando l'ho guardata ho strabuzzato gli occhi, ho detto: cos'è successo, no? Com'è possibile? Il fatto è, chiede Giulia Agnesini, Quinta Alfa. Giulia chiede: il fatto che vengano inseriti attori neri in un contesto in cui palesemente non potevano starci, non avevano titoli simili, non è un ennesimo fattore di discriminazione? Ok, adesso sono chiuse le domande e lasciamo al professore la... Ma questa cosa ultima mi diverte assai, mi diverte la formulazione, cioè palesemente non potevano starci. Significa due cose: uno, storicamente non ci stavano, anche se la presenza nera in Gran Bretagna era non trascurabile affatto, perché un paese che aveva, che esercitava il commercio degli schiavi fin da 150 anni, c'era presente una significativa comunità afroamericana. Quindi, da un lato, palesemente non potevano starci, perché storicamente non è vero. Dall'altro, e perché non potevano starci? E perché non ci potevano essere gli aristocratici neri? E perché la regina non poteva essere nera? Cioè, mi viene da dire... la palese dimensione controfattuale di questo racconto, che io non ho visto, quindi magari mi sbaglio, beh, serve precisamente a dire, forse, cioè, serve a domandarci: ma
da quale storia veniamo? Da quale storia veniamo? Come si spiega? Cioè, pensate, se uno facesse, adesso mi viene, se uno facesse una bella serie sul Risorgimento italiano, in cui, che ne so, si chiama Vittoria Emanuela II, la regina del Piemonte. E perché non ci poteva essere? E perché non poteva essere una donna? No. Ecco, come mai? Perché palesemente le donne erano escluse, perché palesemente i neri erano esclusi nel 1803. Quindi, al di là del... Cioè, siccome appunto è palesemente la donna, cioè nessuno crede che questa cosa serva a farci... cambiare quello che sappiamo della storia, cioè come sono andate le cose, ma è diciamo una narrazione, chiamiamola ucronica, cioè come poteva essere la storia se per esempio se non ci fosse stato. Adesso invece sto vedendo un'altra serie che vi raccomando, che è Il racconto dell'ancella, che quello che mi colpisce è che Il racconto dell'ancella è una storia su una dittatura teocratica che opprime le donne. La cosa curiosa è che, ormai l'ho vista quasi tutta, mi mancano due puntate, è che in tutta questa serie la differenza tra bianchi e neri non c'è mai. Cioè, è come se, in qualche modo, anche la narrazione fosse due volte controfattuale. Da un lato una narrazione utopica del futuro, di un futuro di oppressione di genere, e dall'altro un sottotesto di narrazione utopica di un futuro in cui le coppie interrazziali, le coppie lesbiche, i bambini bianchi e neri fossero come deve essere, cioè normali. Quindi in qualche modo... a me sembra che l'immaginario ci aiuti a domandarci, ma allora le cose non stanno come questo film, questo libro, e perché non stanno come dice questo film, questo libro? Questo è il tipo di sfida, no? Però mi piace molto, me la andrò a cercare questa cosa perché la trovo troppo divertente. Dunque, e grazie di avermela segnalata. Sulle altre cose, dunque, io credo che in tutta Europa, a mano i diritti di cittadinanza dovrebbero tendere a espandere. Per esempio in Francia vige lo ius soli, no? Francia non c'è Francia, il cittadino francese, punto. E anche se poi questo comporta una serie di conflitti, perché appunto ci sono dei cittadini francesi che vivono nelle banlieue in cui vivono in condizioni di comunque emarginazione, segregazione, e questo crea conflitto che non sempre si risolve in termini democratici. Quindi la domanda se estendere il diritto di cittadinanza a livello europeo può creare ulteriore razzismo, io credo che può cambiare le forme del razzismo, non crearne di più, perché voglio dire, già ce l'abbiamo, già lo viviamo, no? Appunto. La ministra Kyenge, non è reato chiamare orango, a proposito di politica correct, no? Non è reato chiamare orango una signora. C'è un libro molto bello che mi pare l'autore si chiami Belladelli, che il titolo è Il razzismo è una gaffe. Cioè, la prima cosa, il primo dato del politically correct è, per favore, un po' di educazione. Per favore, no? Quindi, diciamo, il problema è che l'Europa sta ripetendo una serie di passi in cui l'idea dell'Europa come espansione della democrazia, che è già in crisi per fatti suoi, penso alla Polonia, penso all'Ungheria, no? E penso
alla difficoltà che noi cittadini europei abbiamo di esercitare la nostra sovranità popolare in contesto europeo. Quindi, cioè, quello è un problema. Ma per di più, sta chiudendo i confini nei confronti di migranti, nei confronti della gente che scappa da guerre a cui poi noi europei abbiamo partecipato, perché la gente che scappa dalla Siria, non è che in Siria noi non ci siamo entrati, la gente che scappa dalla Libia, beh, noi italiani qualcosina la dovremmo sapere, la gente che scappa dall'Eritrea, beh, noi italiani qualcosina la dovremmo sapere. Quindi sta riproducendo esattamente questo meccanismo di creare una, peraltro, ancora insoddisfacente democrazia per chi è dentro, e col filo spinato e le navi e i blocchi dei porti, eccetera, tenere fuori chi è fuori. E io non credo che nessuno possa considerarsi democratico se non pratica rapporti democratici con gli altri. Cioè, in questo senso, quando parliamo di Israele come una grande democrazia, che è vero, beh, parliamo solo di quello che fa all'interno dei suoi confini e dei suoi cittadini riconosciuti, ma non è una democrazia nei confronti di chi vive nei territori. Lo stesso, noi saremo una democrazia insoddisfacente e tutto, ma comunque nei nostri confini, ma non siamo una democrazia nei confronti dei braccianti di Rosarno o degli operai di Monfalcone. Non lo siamo. Non siamo una democrazia nei confronti delle persone che scappano dai posti che noi abbiamo bombardato in Libia. Quindi direi che in qualche misura più noi identifichiamo democrazia con i confini e la chiusura, più noi corriamo il rischio di non riuscire poi a praticare la democrazia al nostro stesso interno. Più diciamo prima gli italiani, e in Polonia significa prima i polacchi, in questo caso anche in termini di genere, prima i polacchi maschi e poi, se c'è spazio, le polacche femmine, no? E quindi nel momento in cui tu cominci a escludere, non sai mai dove ti fermerai nell'esclusione. Quindi credo che costruire una democrazia europea che funzioni per noi significa costruire una democrazia europea che funzioni per chi è fuori dai nostri confini. Altrimenti rischiamo appunto di trasformare questa democrazia in un sistema di leggi che poi ci comporta i rischi che abbiamo visto con Trump. La polizia continua a sparare e continua a uccidere, e se ne parla sempre di meno. Se ne parla di meno per una ragione molto semplice, perché non c'è più gente perché la gente non sta più in piazza. Fino a quando la gente andava in piazza se ne parlava, da quando le persone non ci vanno più per 100.000 ragioni, perché i movimenti sono movimenti che hanno delle onde alte e dei momenti di stanchezza, di riflusso e anche di frustrazione. Non se ne parla proprio perché non c'è più nessuno che bruci che rompa le vetrine dei negozi a Portland, insomma. E allora, siccome nessuno rompe le vetrine dei negozi a Portland, la polizia può continuare tranquillamente a sparare. Continuano a sparare perché non sanno fare altro. Perché non sanno fare altro, perché sono educati a questo, perché sono armati come un esercito di occupazione, perché hanno paura, perché ci sono più armi che persone, perché questa è la situazione degli Stati Uniti. Tu, poliziotto, dai per scontato che la persona che cerchi di fermare sia armata. E come è il caso di Amadou Diallo, se gli chiedi i documenti, quello mette la mano in tasca per prendere i documenti, tu pensi che stia prendendo una pistola. Quindi questo intreccio fra ideologia, fra armamento militare, fra un'idea di ordine che consiste soprattutto nel tenere ognuno al suo posto,
Gli Stati Uniti sono un paese ancora fortemente segregato sul piano residenziale. Un ragazzo nero di sera in un quartiere bianco, beh, è fuori posto ed è pericoloso. E gli sparano e lo ammazzano e l'assassino è stato assolto. L'altro elemento è l'impunità. Adesso l'assassino di George Floyd è sotto processo, ma è un caso, appunto, i giornali ne parlano perché è un caso straordinario. Normalmente un assassino dovrebbe essere sotto processo, no? Invece no. Quindi, diciamo, continuano perché non è cambiata la sostanza dei rapporti che hanno generato questo tipo di violenza. Oh, non ci dimentichiamo che la polizia non ammazza solo i neri, la polizia ammazza tutti. Uccide i neri in proporzione doppia dei bianchi, però uccide anche i bianchi. Uccide Latinos in proporzione minore dei neri, ma più alta dei bianchi. Il gruppo, chiamiamolo etnico, che in proporzione subisce più omicidi da parte della polizia, sono i nativi americani. E questo ti dice che c'è una specie di graduatoria. Più appartieni a un gruppo emarginato e più è facile che ti ammazzi. Latinoamericani, nativi, neri, latinos, bianchi. Però vuol dire a Portland, negli ultimi 10 anni hanno ammazzato 7 bianchi e 22 neri. Quindi, per cui ci sono, poiché l'ideologia di fondo, l'armamento, l'impunità e soprattutto i rapporti di potere non sono cambiati, beh, questa cosa continuerà. C'era prima, continuerà ancora. A mano, spero che riusciremo a. Ma soprattutto anche in Italia abbiamo avuto dei casi molto dolorosi, Cucchi, Aldrovandi. Quindi, insomma, è un problema che. Chi ha il monopolio della forza nei confronti di altri cittadini, il rischio di esagerare ce l'ha sempre. Non credo che elimineremo mai definitivamente razzismo, sessismo e altre cose, perché non è questione di progresso. Il progresso genera nuovi conflitti e nuovi conflitti spesso richiamano la funzionalità di forme di discriminazione. A me sembra di vedere che nella stanza qui accanto c'era mia nipote che faceva didattica a distanza. Nella sua classe, lei vive in un quartiere popolare di Roma, nella sua classe almeno un terzo dei bambini sono bengalesi, marocchini. Non solo lei, per lei questo non è un problema. Il migliore amico di mio figlio è marocchino, ci sono cresciuti. Ma è una cosa in più. Mi ricordo una volta di aver cominciato a raccontarle non so che storia di Salgari, eccetera, e fa: sì, lo so, me l'ha detto la mia compagna di classe bengalese. Cioè, questi sanno delle cose sul mondo perché frequentano i bambini. Quindi credo che cosa sta nei bambini sta migliorando. Però ci dobbiamo stare attenti perché il rischio è sempre a portata di mano. Voglio dire, la vigilanza su di noi. Scusate, vi faccio perdere 3 minuti. La prima volta che io intervistai una signora afroamericana, io mi ero formato leggendo gli scrittori afroamericani con Martin Luther King, Malcolm X, eccetera. Però la prima volta che mi capita di fare formalmente un'intervista di storia orale con una signora afroamericana, che era una militante del movimento dei diritti civili, il marito era un sindacalista, e lei, a mano che racconta, va sempre più a fondo sulle cose che è difficile dire.
Finché arriva un punto in cui dice: i genitori dei i miei nonni erano figli di schiavi. E per quello che gli schiavi, che i miei nonni mi hanno raccontato, a me nessun bianco mi ha mai fatto niente di male, però per quello che mi è stato raccontato, siccome sei bianco, io di te non mi fido. Allora, qui c'è gente del linguistico. In inglese, I don't trust you, può significare non mi fido in generale dei bianchi, può essere un pronome impersonale, oppure può essere un pronome personale, non mi fido di te. Di te Sandro Portelli. Io decisi che lei, che non c'era nessuna ragione per cui lei doveva fidarsi di me. Cioè, ero stato ben presentato, era una situazione amichevole, familiare, però io mi domandai. E vabbè, nera, bianco, donna, uomo, generazioni diverse, americano, italiano, devota, battista, cattolico non credente, proletaria borghese, cioè tutte le differenze possibili fra lei e me. E perché si deve fidare? Ma se, certo, io sono, se è capito che sono dalla sua parte, sono favorevole al sindacato, sono favorevole ai diritti civili, eccetera, eccetera. Pensate che ero stato raccomandato a lei dall'autore della canzone We Shall Overcome, che è l'inno del movimento dei diritti civili, quindi ero ben. Poi, ma il giorno in cui il colore della pelle diventasse questione di vita o di morte, mi posso io fidare di me? Sono sicuro che farei la cosa giusta. Onestamente, finché non sono messa alla prova, non lo so. Però mi sono domandato, e se nel 1938 io ero a scuola e il mio compagno di banco improvvisamente non veniva più? Oggi è facile dire, siamo tutti contro il razzismo, contro l'antisemitismo. Allora, quel mio compagno di banco si sarebbe potuto fidare di me. Nella maggior parte dei casi non si sono potuti fidare. E allora, il punto è, non è se uno è razzista o no, ma che il razzismo è sempre nell'orizzonte e che l'arma di cui disponiamo è una vigilanza. Che questa vigilanza comincia da noi, comincia da come noi reagiamo quando una donna rom ci chiede l'elemosina sulla metropolitana. Ecco, comincia da noi. E anche sentirsi proprio noi siamo quelli buoni, giusti, che hanno i sentimenti democratici corretti e quelli sono. Siamo sempre a rischio, siamo sempre a rischio. Quindi io credo che se guardo questi bambini non, vedo delle possibilità, vedo delle speranze, però credo che le possibilità e le speranze dipendano da quanto stiamo attenti a noi stessi, credo. Allora, io non posso che ringraziare ancora per queste bellissime 2 ore, molto molto interessanti e molto piacevoli, devo dire anche nell'ascolto. Naturalmente per noi del Nord sentire l'accento del professor Portelli è sempre un grande grande piacere, e devo dire che, quindi ringrazio naturalmente. Stavo cercando, a Roma dicono, cercavo de parlaccio vile, cioè lo tenevo sotto controllo il mio accento, perché la prima volta che io veni a fare una lezione nel corso del professor Cartosio e parlavo del grande scrittore Emilio Cecchi, dal fondo dell'aula Cartosio diceva Cecchi, Cecchi, e mi correggeva, quindi è sempre molto bello parlare. Dove i suoni sono diversi. Bellissima professore, poi sa per me che essendo toscana, come dire, mi faccio forte del fatto di parlare l'italiano vero, quindi io, come dire, sono superiore sia, e da questo punto di vista posso guardarvi e dire che pronuncio, solo la mia la pronuncia corretta. Però adesso, a parte gli scherzi e ovviamente il nostro giocare su Milano-Roma e sulla nostra diversità, che naturalmente è sempre un valore arricchente, vorrei ringraziare tutti.
in primo luogo quelli che hanno curato la diretta non facile, e quindi Michele Cassata e Cinzia Zuccarello, tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati veramente, hanno dato prova di quello che il professor Portelli diceva alla fine, cioè il fatto che un cittadino e una cittadina democratici devono essere sempre impegnati. I regimi totalitari praticavano un falso impegno, cioè quello di essere massa agita dal dittatore, invece la democrazia ci chiede un impegno vero, cioè quello appunto di pensare sempre a ciò che stiamo facendo. Ma essendo che siete tutti studenti di liceo, io sono convinta che la lezione di Kant, che ci dice che ogni volta che io agisco non è difficile, poi è difficile farlo, però pensare se la mia azione morale, cioè chiedermi se accetterei che ciò che io faccio agli altri fosse fatto a me, sia un esercizio che noi possiamo fare tutti i giorni. Poi tutti i giorni sbaglieremo e tutti i giorni ci correggeremo e tutti i giorni cercheremo di creare un mondo più giusto, naturalmente per noi, per quelli che verranno dopo di noi, perché questo penso che sia che noi siamo cristiani, gli uomini e le donne di buona volontà, sia che non lo siamo, credo che questa sia una delle ragioni per cui vale la pena di stare al mondo, insomma. Quindi grazie davvero tantissimo al professor Portelli e arrivederci a tutte e tutte, ci vediamo domani mattina con quelli che hanno le lezioni ancora di cittadinanza, di educazione civica, scusate.